il sangue come segno di salvezza. Il vescovo ha presieduto a Sarzana le feste in onore della reliquia del prezioso sangue. Le celebrazioni si sono svolte domenica e lunedì scorsi. E un'altra celebrazione invece, quella del Corpus Domini. Come già annunciato, appunto, si celebra domani la solennità del Corpus Domini e il vescovo celebrerà la messa solenne alle 18 nella cattedrale di Cristo Re alla Spezia. A centropagina proviene dalla parrocchia di Ceparana il nuovo presidente di Azione Cattolica. È con il decreto del 5 giugno del 2020 che il vescovo Luigi Ernesto Palletti ha nominato il nuovo presidente diocesano dell'Azione Cattolica, che resterà in carica fino al 2023. Si tratta di Stefano Lorenzini. E a fianco il cortometraggi realizzati a scuola per il cinema e il suo futuro. Si è concluso nei giorni scorsi la Spezia Film Festival 2020, sezione scuole. E poi a fondo pagina al via i centri estivi. Con l'ordinanza della regione, appunto, possono riaprire, quindi i bambini possono tornare nei centri estivi anche per questo 2020, nonostante l'emergenza Covid, e quindi con tutte le limitazioni e le normative previste. E infine la Caritas e il suo impegno anche durante questo periodo, appunto, di difficoltà, e il grande cuore degli Spezzini. Queste le principali notizie che potrete leggere domani sul Insetto Spezzino del quotidiano cattolico Avvenire.